Grazie per essere venuto a quello che sarà il primo di una serie di incontri organizzati dalle Signorsi Press con le librerie Saggi. Incontri che non hanno tanto lo scopo di presentarvi il libro, non solo, quanto di creare delle conversazioni intorno a dei temi alla quale possono intervenire esperti, appassionati, divulgatori, ma anche solo curiosi, e possono essere anche fatte tutte le domande che vengono in mente a chi ascolta. Oggi noi abbiamo portato il libro Politica Americana, una piccola introduzione di Mattia Chiataresi, e sono con noi il professor Massimo Teodori, professore della Sapienza, autore di vari libri, tra cui Obama il Grande, arrivo da Marsiglio, e Matteo Mazzuzzi, che è un giornalista della redazione del Foglio. Lascio loro la parola e Allora, mi piacerebbe partire anche con un collegamento all'attualità, però partendo dal libro, perché all'inizio l'introduzione, Chiataresi parla sempre di terra di promessa, cioè c'è questo ideale del mito della frontiera, dell'America, insomma, così come è stata sempre conosciuta e ci è stata tramandata, non abbiamo studiato. Quello che volevo chiedere a lei, professore, secondo lei queste elezioni, ormai ci siamo, abbiamo visto tutti i dibattiti intensi stanotte tra Clinton e Trump, cambia qualcosa nel mito che abbiamo dell'America, nel modello ideale che abbiamo sempre avuto e conosciuto, o secondo lei è solamente, come dire, un'eccezione nel corso della storia? Che facciamo? Una conversazione così o un No, posso fare intervento? anche. Dai, mi faccio sapere questo, perché sono curioso anche come appassionato. La domanda è. Secondo lei questa elezione rompe il modello ideale di America che ci è stato sempre tramandato, che abbiamo sempre imparato, oppure in realtà è solo un'eccezione al corso della storia? Cioè questo dibattito così particolare tra Trump e Clinton. Io sarei sono poco disposto a parlare di modello ideale, perché il modello ideale è una cosa abbastanza fumosa e abbastanza così, intorno a cui uno si può imbastire qualsiasi discorso, no? Modello ideale America, cos'è il modello ideale America? C'è invece una realtà storica, che è quella a cui dobbiamo rifarci, in particolare c'è una realtà storica che riguarda le elezioni presidenziali e la politica americana, e in particolare che riguarda la realtà storica delle elezioni presidenziali dei partiti americani dell'ultima stagione, perché è inutile andare ai primordi. E allora in questo, queste elezioni hanno rappresentato sicuramente una rottura. E in che cosa hanno rappresentato una rottura? Intanto hanno rappresentato una rottura nell'emersione dei due candidati che sono emersi e che rappresentano tutte e due delle tradizioni e delle posizioni abbastanza eccentriche rispetto alle classiche tradizioni dei democratici e dei repubblicani, così come si sono manifestati negli ultimi, diciamo, 30-40 anni. Prendiamo la stagione contemporaneissima, no? Non andiamo per i rami. E sicuramente il successo di Trump e il successo di Bernie Sanders, per altri versi, che sono paralleli, che sono espressione dello stesso stato d'animo collettivo, sicuramente rappresentano qualcosa di straordinario rispetto ai 30 anni passati e a tutti i candidati democratici e repubblicani e a tutto quello che il Partito Democratico e il Partito Repubblicano hanno rappresentato perlomeno dal secondo dopoguerra in poi, in particolare dagli anni 60 in poi. Perché uno che si dichiara socialista, questa parola che era una parola messa al bando l'America e che riesce ad avere quel successo che ha avuto, è un altro che è quello che è, inoltre, io sto qui a descrivere quello che è Trump, sicuramente bisogna chiedersi il perché. E il perché, c'è una ragione di questo perché.
e ragione in questo perché, detto in pillole, in parole molto schematiche, è rappresentato da due fattori. Il primo è il fattore demografico, vale a dire un'America che si avvia a essere un'America nella quale la maggioranza saranno i non bianchi, già oggi afroamericani e ispanici rappresentano oltre il 33% della popolazione, è l'America che spaventa i bianchi. E questo sta dietro Trump. Dietro Trump, al di là di tutti i discorsi, c'è questo problema, l'orgoglio dell'America bianca che non è più l'America che domina la situazione. Questo è il punto fondamentale. È il punto fondamentale perché poi tutte le altre cose sono appunto dei fenomeni che a cascata dietro questo elemento, un elemento di identità. Cioè Trump ha avuto il successo che ha avuto ed ha il successo che ha perché rivendica una identità che ormai non è più l'identità della società americana. Questo ha detto che e in crescendo andiamo verso un'identità che è diversa, non perché sarà un'identità eccentrica, ma perché cambia un'identità, così come già in passato tante volte è cambiata la identità della società americana. Io faccio sempre il paragone con gli anni 30, con l'epoca rooseveltiana. Roosevelt nel 1933 vinse da democratico le elezioni dopo 60, dal 1860 fino al 1930 c'era stato il dominio repubblicano ad eccezione di due presidenti che erano diventati presidenti democratici perché c'era un terzo candidato eccetera. Divenne presidente perché il Partito Democratico portò sulla scena politica che cosa? Portò i nuovi immigrati, portò gli italiani, gli irlandesi, gli ebrei, cioè quella coalizione democratica che era fatta da Ethnic e Labour, in cui Ethnic e Labour diventarono gli elementi maggioritari del Partito Democratico rispetto al Partito Democratico del passato, che era un partito democratico fatto essenzialmente del sud e dell'ovest, cioè da Jackson in poi e dalla guerra civile. Allora la società americana cambiò la dirigenza, l'egemonia della società americana, e questo è stato il roosevelt-ismo e il Partito Democratico fino ad oggi. E oggi di nuovo il Partito Democratico è un'altra cosa, perché il Partito Democratico non è più la classe lavoratrice bianca, cioè non è più Labour e non è più neppure Ethnic, quell'Ethnic lì, quell'Ethnic fatta dai sindacati in cui italiani, irlandesi, ebrei, europei centrali, europei del centro Europa erano la sostanza della classe lavoratrice. Ma è un'altra cosa, e tanto è vero che senza gli afroamericani e senza gli ispanici Obama non sarebbe stato eletto e la Clinton non sarebbe eletta. Allora, quindi c'è un problema di identità, la rottura è sulla identità, o almeno sulla emersione di questa identità. Il secondo problema è il problema dell'impoverimento della classe media, che è quello che ha portato a Bernie Sanders e ha portato a Trump. Per la prima volta dal secondo dopoguerra, quello che era una linea ascendente abbastanza con diverse progressioni, era una linea ascendente continua in cui i figli avevano delle prospettive di benessere maggiore dei padri, non lo è più in questa generazione. E per un verso con la protesta di sinistra, per l'altro verso con la protesta della destra, c'è questa rottura, è una rottura nella speranza del benessere,
perché è vero che l'America ha superato la crisi del 2008, ma ha superato la crisi in termini di macro di macroeconomia, non l'ha superata in termini di impoverimento. Il fenomeno di impoverimento della classe media e dell'aumento della disuguaglianza fra i ricchi, lo strato più alto dei ricchi e la grande pancia della classe media, l'aumento delle distanze è molto aumentato ed è questa la rottura. Quindi parlare di ideale, America ideale, non so, parlare di queste cose mi sembra invece mettere il dito sulla realtà di queste elezioni. Una terza questione, che in parte è legata alle due precedenti, c'è la rottura del consenso. La democrazia, la politica americana, venendo al problema del vitro e della politica, la politica americana è stata sempre, contrariamente a quella europea, una politica in cui le polarità partitiche e politiche non erano polarità che si escludevano, erano polarità tra le quali esisteva un consenso di base, e il consenso di base più o meno chiamiamolo quello costituzionale, quei valori della Costituzione e via di seguito, la Costituzione con il Bill of Rights e con tutto il contorno. Nel momento in cui Trump dichiara preventivamente che le elezioni sono truccate e io non riconoscerò l'esito delle elezioni, rompe quello che è un fondamento della politica americana, che ha fatto finora la politica americana diversa dalla politica europea, perché nella politica americana non ci sono i due partiti, non sono mai stati dei partiti, diciamo, fuori di quello che noi chiameremo arco costituzionale, adesso non è una parola che funziona per gli Stati Uniti, però l'idea è questa, il consenso c'è sempre stato tra i due partiti. Non solo è stato il consenso, ma il concetto fondamentale del sistema costituzionale americano è quello del governo diviso. Che significa il governo diviso? Il governo diviso significa che se la presidenza e il congresso nei suoi due rami o in un ramo sono di colore diverso, e nella maggior parte dei casi è così, perché dal dopoguerra ad oggi il 75% tre quarti delle situazioni in cui c'era un presidente di un colore e il congresso in un ramo o due rami di colore diverso, però poi c'era il consenso fra presidenza e congresso, di quello il governo diviso trovava il compromesso, che era il compromesso della politica americana. Questo consenso, prima ancora delle dissennate parole di Trump, si è manifestato nella scorsa legislatura, quando l'irruzione di Tea Party nel cuore del Partito Repubblicano ha sostanzialmente creato una opposizione in congresso tale in cui i compromessi che storicamente erano quelli su cui si fondava la politica americana non sono stati più possibili, la presidenza e il congresso, tanto è vero che il presidente è andato avanti in tutte le sue decisioni più importanti attraverso degli ordini esecutivi, cioè attraverso degli strumenti di governo che non erano più gli strumenti tradizionali della mediazione fra le due istituzioni contrapposte, ma era uno strumento eccezionale del potere presidenziale. Ecco, in questo noi viviamo quest'anno presidenziale,
abbiamo vissuto un anno che sicuramente è un anno di frattura e di passaggio fra, che cosa, fra quello che c'era in passato, che sappiamo cos'è, e quello che c'è in futuro, che non sappiamo bene come si conformerà. Ecco, non so se ho risposto con... Sì, e poi c'è anche un'altra battaglia che magari alle nostre latitudini non meno nota o se ne parla molto di meno, ma che in America, negli Stati Uniti, è molto invece presente, che è quella sul futuro della Corte Suprema, perché noi sappiamo che attualmente sono pari giudici, c'è da rimpiazzare Anthony Scalia, che ha una presenza, come dire, notevole all'interno della Corte, probabilmente ci saranno altri giudici che presto lasceranno, si dice, si muovono, per esempio la Bella Ginsburg, liberal. E ovviamente se il Senato dovesse andare, poniamo i democratici, come avevamo prima con il professore, sembra gli ultimi sondaggi che dicono che, possano essere, che possa esserci un'inversione anche al Senato, con i democratici che tornerebbero ad avere la maggioranza, 51 o 52 seggi, naturalmente poi il Presidente avrebbe mano libera, poniamo che sia Hillary Clinton, per nominare un giudice che il Senato farà passare. Hamilton definiva il potere giudiziario il più debole fra i poteri, ma abbiamo visto che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, la Corte Suprema ha avuto un ruolo essenziale nel delineare le svolte della società americana. Cosa potrebbe ancora accadere? Noi abbiamo visto negli ultimi anni decisioni, come dire, rivoluzionarie da parte della Corte Suprema americana, nonostante fosse maggioranza repubblicana, Roberts e abbiamo visto l'opinione dissenziente. Cosa potrebbe ancora accadere con una maggioranza nettamente democratica? Abbiamo letto, ad esempio, che qualche repubblicano tende a smarcarsi da Trump dicendo dobbiamo salvare almeno il Senato perché altrimenti dobbiamo impedire che per i prossimi 30 anni la Corte Suprema diventi democratica. Qual è il terrore che hanno i repubblicani? Cosa potrebbe ancora cambiare da parte del volontà della Corte Suprema nella società americana? Cosa c'è in ballo di grosso? Beh, innanzitutto, diciamo, visto che dobbiamo partire da, da questo libro qui, che la Corte Suprema, per molti versi, è parte integrante del sistema politico americano. La Corte Suprema è una cosa molto più forte, molto più incisiva in termini della politica di quanto lo siano le corti costituzionali europee che pure sono ricalcate per tanti versi sulla Corte Suprema americana. E perché questo? Perché così è stata concepita nell'architettura della Costituzione americana, su cui io poi voglio tornare perché ritengo, faccio un po' il professore, me lo permettete un pochino, perché questo libro che è molto carino, molto ben fatto, con una parte storica soprattutto sui partiti sviluppata eccetera eccetera, secondo me è molto carente invece sulla riflessione sui certe idee di fondo che hanno permeato e continuano a permeare tutta la politica americana e che vengono dalla tradizione costituzionale e come la tradizione costituzionale poi si è andata man mano incarnando nel periodo, cioè c'è una grande riflessione sulla storicità dei partiti e su come sono cambiati i sistemi dei partiti, c'è poca riflessione su, invece sulle idee fondamentali che fanno della Costituzione americana una Costituzione liberale per eccellenza, e quali sono i punti che ne fanno una Costituzione liberale per eccellenza, ma questo ci arriviamo dopo. La Corte Suprema è sicuramente una parte del sistema politico diretto della società e dell'autorità pubblica americana. E questo grazie alla decisione originale del Judicial Review che ha dato alla Corte stessa Suprema, all'inizio dell'Ottocento, il giudice Marshall, il potere di decidere quali erano le cose su cui decidere. Può sembrare strano, ma questa è stata la forza della Corte Suprema. Beh, la Corte Suprema, per esempio, è all'origine
di alcune cose che sono oggi dei cassi centrali, delle linee di frattura centrali della politica americana, perché è vero che la politica americana è così tanto economia, finanza, eccetera, ma è anche vero che sempre più gli scontri sui diritti civili e sul rapporto fra cittadino e autorità pubblica sono più importanti e più centrali di quanto lo siano in Europa fino adesso, da quando probabilmente in Europa lo stanno diventando sempre più. Ci sono i due casi che sono esemplificativi fra i tanti. È il caso dell'aborto, per cui è la Corte Suprema che ha legalizzato l'aborto con una sentenza storica. C'è il caso del matrimonio omosessuale, che è stata la Corte Suprema che ha imposto agli stati che avevano messo nelle loro costituzioni statali il divieto di matrimoni fra lo stesso sesso, che invece con una sentenza ha imposto che i divieti posti dalle costituzioni statali sul matrimonio dello stesso sesso erano incostituzionali, eccetera. Ma c'è poi un'altra sentenza che è uno dei punti fondamentali su cui anche queste elezioni e tutto il dibattito pubblico ruota, ed è quello delle armi. La sentenza del 2010 della Corte Suprema, che dice che il secondo emendamento, che è quello che prevede il diritto di indossare le armi, è tuttora valido così come è stato scritto formalmente, è una decisione assolutamente incisiva dal punto di vista partigiano. Perché? Perché ha impedito sostanzialmente che passassero tutte le leggi di carattere federale e tutte le leggi anche di carattere statale verso un controllo delle armi. Allora, quando si dice tutte le armi che circolano negli Stati Uniti, eccetera, 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 non si deve presente che il secondo emendamento, non solo c'è il secondo emendamento che dice quello che dice, ma che c'è una sentenza recente della Corte Suprema del 2010 il quale rafforza l'interpretazione letterale di quel secondo emendamento. Quel secondo emendamento che però diceva una cosa del tutto diversa da quella che oggi mi si fa dire. Perché? Perché il secondo emendamento, scritto nel 1790, diceva che tutti i cittadini hanno il diritto di indossare le armi, eccetera, eccetera, al fine di costituire una ordinata milizia. Che cosa significava in quel momento quell'emendamento? In quel momento significava che l'America coloniale, delle 13 colonie, non aveva esercito, non aveva polizia, doveva combattere i confini esterni o le altre cose che doveva fare, abbiamo visto quanti film abbiamo visti, e che come assolvevano le funzioni di difesa dell'Unione e anche di reclutando i cittadini americani che andavano a costituire la milizia pubblica e portavano con sé i cittadini, con sé portavano le armi. Allora quell'emendamento aveva un senso, uno perché gli insediamenti erano le case isolate, eccetera, eccetera, sappiamo, ne abbiamo visti milioni di film di questo genere, e quindi era una necessità personale vera, perché non esisteva la forza pubblica che poteva tutelare i singoli cittadini, ma anche dal punto di vista pubblico erano la milizia, cioè l'esercito,
era costituito dai singoli cittadini che potevano considerare. Ora, interpretare nel 2000 il secondo emendamento secondo le esigenze del 1790 è, a mio avviso, una autentica distorsione, per cui io mi aspetto che se verrà una diversa composizione della Corte Suprema accadrà, ci sarà in via libera a delle leggi federali che siano le leggi federali non che impediscono di tenere le armi, ma di maggiore controllo nella vendita e nell'esposizione, nel possesso, eccetera. Questo, io ho fatto tre esempi, ma ne possiamo fare tanti altri, e forse si può andare all'esempio storico più importante. Cioè, l'esempio storico più importante è quello della segregazione e della disegregazione, perché nel 1896 la Corte Suprema emette una storica sentenza dopo la guerra civile che dice che i neri sono separati ma uguali, cioè sono uguali ma sono separati ma uguali nel 1896, ed è l'inizio, perché tutti quanti si chiedono: ma scusate, c'è stata la guerra civile, c'è stata la liberazione degli schiavi, gli emendamenti che dicono che non ci possono stare, eccetera, eccetera. Come mai poi negli anni 50 c'è la segregazione in un terzo degli stati americani, la segregazione con tutto quello che comporta, con tutta la campagna, eccetera? E perché c'era stata una sentenza della Corte Suprema che aveva ridato legittimità ai gruppi dirigenti degli stati del sud una società di uguali ma separati, era la segregazione, no? Era ridotta tutti i cartelli, gli autobus, i posti pubblici, eccetera, eccetera, che viene ribaltata da un'altra sentenza del 1956, che è la sentenza versus Board of Education, non mi ricordo chi era il ricorrente, il quale dice: ma che l'eguaglianza non si può avere con la separazione. Ed è la sentenza che nel 1956 dà l'inizio al movimento dei diritti civili. Il movimento dei diritti civili non ci sarebbe stato se non ci fosse stata la sentenza della Corte Suprema, che fu la sentenza rivoluzionaria esattamente speculare a quella che era la sentenza del 1896. Questo per dirvi che la Corte Suprema è una cosa molto seria. Molto seria. Molto seria. Senta, le vorrei fornire l'assist per parlare della... Non voglio parlare io solo. No, no, io tendo sempre purtroppo ad andare sull'attualità, forse sarà per deformazione professionale, però no, lei capisca l'aggancio all'attualità. Penso, leggendo anche, si è detto molto in questi mesi, ma anche direi in questi anni, a proposito dei partiti, sul Partito Repubblicano, che dice: ah, non è più il partito di Abraham Lincoln, che sembra quasi una banalità, detto così. Abbiamo visto anche copertine dove c'è la statua di Lincoln, colui che piange perché non è più, non si identifica più, insomma, in quel modello. Però negli ultimi anni noi abbiamo letto moltissime inchieste, moltissimi reportage dagli stati meridionali, degli Stati Uniti, dove si diceva: attenzione, che con i trend demografici sempre più, insomma, evidenti, i repubblicani rischiano di perdere la Casa Bianca per decenni, proprio perché non riescono a intercettare quelle generazioni, nuovi immigrati, nuovi americani, i latini, i neri, che sempre più decideranno le elezioni, anche dato, e ritorno al libro, il sistema elettorale americano così particolare. Tant'è che si diceva: forse l'unico può essere Jeb Bush, che ha un ascendente sui latini, Rubio era cubano, però altri dicevano: attenzione, perché gli altri latini ce l'hanno un po' con i cubani, quindi sono due, esatto, due. E poi però c'è stato qualche problema, perché nell'atto pratico, nel momento clou, ci siamo ritrovati con i repubblicani che sono stati totalmente spiazzati da questo fenomeno Trump, probabilmente non hanno compreso quale fosse il problema, però fa ricadere tutto il ragionamento che si è avuto negli ultimi anni. Già appena eletto Obama,
Quindi nel 2008 noi siamo, i repubblicani devono darsi da fare, devono cambiare, devono capire dove stanno i problemi, perché altrimenti rimarranno fuori, chissà per quanto, dalla Casa Bianca. La mia, il mio dubbio, e la domanda che voglio fare a lei, in quanto anche storico, insomma, ed esperto della questione, il trend demografico può spiegare lo stato di un partito a pezzi come quello oggi, dove c'è una guerra tra bande all'interno, a rappresentanti e senatori che in qualche modo dicono non è il nostro candidato, non è quello, io sono contro quell'altro, o è molto, un'analisi molto superficiale questa? Cioè non c'è forse qualcosa di più profondo, che forse di partiti repubblicani ce ne sono più di uno in realtà all'interno lo stesso, che ne pensa lei, professore? Intanto l'osservazione che di partiti repubblicani ce n'è più di uno all'interno del Partito Repubblicano è una osservazione assolutamente reale, perché né il Partito Repubblicano né il Partito Democratico sono partiti, punto a capo. Non esiste il partito come all'europea nazionale, chiamiamolo così, ma come dire, cioè, non essere unito repubblicano, e non esiste il partito nazionale né a famiglia, non esiste. I partiti democratico e repubblicano vivono di una vita unitaria di tutti gli Stati Uniti soltanto ogni 4 anni per l'elezione presidenziale. Questo sia ben chiaro, perché il Partito Democratico è una coalizione di pezzi, che sono molto spesso dei pezzi anche contrastanti tra di loro. Lo stessa cosa è il Partito Repubblicano. Tanto è vero che in congresso, se si vanno a vedere le analisi dei voti, poi si scopre che tante volte c'è l'ala liberale dei repubblicani, vota insieme ai democratici del sud, votano insieme, cioè, gli incroci sono molti, tant'è vero che ci sono le fruste che servono per tenere insieme i due cosi che non sono necessariamente. Qui non esiste il Partito Nazionale. E perché non esiste il Partito Nazionale? Il Partito Nazionale non esiste perché le strutture di partito non esistono, esistono solo le strutture elettorali. E che sono le strutture elettorali? Cioè noi in Italia, almeno fino ad oggi, adesso poi nel futuro quello che succederà non lo so, ma almeno fino ad oggi c'è una struttura di partito, il comitato centrale, non esiste tutto questo. Dimenticate la politica americana, dimenticate il partito europeo, dimenticate. E perché è un insieme di cose diverse? Perché il sistema elettorale americano, tutto basato sui collegi uninominali, Camera dei rappresentanti, 435 Camera dei rappresentanti, i 100 senatori dei 50 stati, i governatorati, le città, eccetera, sono tutti sistemi a collegio uninominale. E che significa il collegio uninominale? Significa che non c'è un collegamento elettorale fra nessuno. A livello, tutta l'idea dello scontro tra partiti si esaurisce all'interno del collegio, si esaurisce tra il candidato e la sua constituency, non va oltre. Non va oltre. Allora, tutto questo fa sì che soltanto una volta ogni 4 anni c'è la convenzione nazionale, che è l'unico momento in cui esiste il partito nazionale, e la convenzione nazionale poi elegge un comitato che è quello che regge il partito per i successivi 4 anni con una linea molto debole. La constatazione che all'interno del partito ci sono tanti partiti e gruppi diversi, che per esempio all'interno del Partito Repubblicano
negli ultimi anni ha acquistato grande peso i Tea Party, che a loro volta i Tea Party sono molto radicati con i singoli territori e con le singole constituency negli stati e nei collegi elettorali, mi sembra una cosa abbastanza ovvia. Così come il Partito Democratico, che dicevo prima, che era quello Rooseveltiano, che è andato avanti fino al 1968, era costituita da alcuni blocchi fondamentali che erano Labour, Liberal, Ethnic e Dixiegrat, cioè i Democratici del Sud, i Liberal, Metropolitani, eccetera, eccetera, gli Ethnic, cioè una comunità etnica, le nuove comunità etniche che entravano nella politica pubblica allora negli anni 30, e l'Epoli, i sindacati che hanno continuato ad essere fino a... Poi negli anni 70 molti di questi pezzi che erano i Democratici di allora sono passati ai Repubblicani, perché sono passati ai Repubblicani gran parte dei Democratici del Sud, gran parte dei Democratici del Sud, quindi il Repubblicano partito nordista per ideologia e per storia, e che erano partiti invece profondamente radicato nel sud e nell'ovest, dove era nato il Partito Democratico con Jackson e via di seguito. Quindi se vogliamo ragionare dei partiti, certo, poi esistono delle correnti che noi chiameremo ideologiche, che sarebbe meglio chiamare politico ideale, cioè il Jeffersonismo, il Jacksonismo, il Wilsonismo, il Rooseveltismo, che sono dei pezzi di ideologici, non li chiamerei, perché c'è sempre molto poco di ideologico in tutta la politica americana, anche se poi esistono anche correnti forti, come per esempio sono stati i neoconservatori dietro a Bush, era una corrente fortemente ideologica, tra l'altro in gran parte proveniva dal trotskismo, con un passaggio. E che adesso molti hanno detto che era con... adesso stiamo tutte queste cose. Certo che esistono queste tradizioni storico-politiche che hanno, certo che sappiamo che i democratici sono più interventisti dello Stato federale e i repubblicani invece sono più statalisti e individualisti, ma questo è il contrario di quello che era all'inizio, perché all'inizio i repubblicani erano invece quelli dello Stato federale forte contro i democratici, che erano invece il partito degli stati. Poi si è invertito tutto quanto. Allora, adesso però i conservatori hanno un'area di vanti statale proprio, direi, no? Quelli di altri parti sono antistato proprio. Sì, non solo i conservatori, diciamo, chiamano conservatori così, la corrente libertaria, la corrente più o meno libertaria, sì, che all'interno del Partito Democratico, sì, all'interno del Partito Repubblicano e via di seguito, cioè, diciamo, per parlare degli ultimi 30-40 anni, che è quella cosa che cioè, per stare sul concreto di oggi, il Partito Democratico è stato il partito del welfare, e il welfare è il partito, è Washington. I repubblicani sono stati il partito invece anti-Washington, anti-welfare e via di seguito, per fare una schematizzazione molto approssimativa, ma naturalmente queste cose cambiano con la storia, non si può ipostatizzare questo qui come dati permanenti, come tanto è vero che poi mi pare che lo ricorda proprio per Parisi, c'è un famoso libro di un grande sociologo, perché in America non c'è stato il socialismo, certo. Mi pare che lo cita da qualche parte Sombart, con tutte le spiegazioni di conseguenze, perché la spiegazione sommaria è che non è mai esistito un ancien regime
nella storia americana, e quindi tutto questo ha conformato in maniera diversa le varie correnze. Ma le chiedevo della questione demografica, se basta spiegare in qualche modo la grande crisi attuale che hanno i repubblicani a intercettare le nuove, i nuovi grandi bacini elettorali, no, o è superficiale? Io credo sempre che i fenomeni politici siano molto le ragioni per spiegare dei fenomeni concreti. Non si possono mai ridurre a una causa unica. Certamente quella è una delle cause, ma non è la causa unica, non è assolutamente la causa. Il fattore demografico è sicuramente la ragione e la causa del grande problema della identità, quello che tanto si chiama l'orgoglio americano, no? L'orgoglio americano è il problema della identità che considera perduta. Però su questo, cioè, c'è il problema dell'identità appunto perduta, all'interno però di un partito che rivendica con forza questa identità perduta, e l'ho visto con le primarie che hanno portato Trump, che proprio su questo insomma ha insistito molto alla vittoria, e quindi a ottenere la candidatura della Casa Bianca, si scontra con il fatto che, cioè, si possono vincere le primarie, ma poi come si fa a vincere la Casa Bianca quando in stati come il New Mexico ormai i repubblicani sono fuori da tutto? Abbiamo visto che le percentuali, non solo per la presidenziale ma anche per il congresso, ormai danno sempre i democratici avanti in doppia cifra, e anche altri stati, l'Arizona, ne parlavamo prima, lì c'è il caso di Johnson, ma progressivamente negli anni il divario si sta sempre riducendo più. Il grande sogno dei democratici di centro 10 anni, 20 anni e prendersi stabilmente Texas, che era già loro una volta. Quindi come fa un partito, comunque un gruppo, una famiglia, un orientamento a pensare di poter sopravvivere e di vincere, perché poi insomma con i 4 anni la gara a vincere e ottenere la presidenza degli Stati Uniti, davanti a questa situazione in cui da una parte si vuole rivendicare un'identità, salvaguardare un'identità perduta, e dall'altra si sa benissimo che facendo questo si rischia di perdere, di essere destinati alla sconfitta. È un problema che potrebbe portare anche a uno scomponimento della situazione, quindi del panorama politico americano, tra famiglie, orientamenti, partiti, fazioni, gruppi. Io ritengo che in quest'anno elettorale c'è una manifestazione di quello che si chiama il riallineamento dei partiti. La scienza politica americana usa la parola riallineamento per dire sostanzialmente il cambiamento di pelle dei partiti, che diventano un'altra cosa. Io non credo che il bipartitismo cadrà mai cadrà, perché il bipartitismo è collegato con il sistema elettorale generalizzato, e il sistema elettorale generalizzato è molto più potente, è molto più forte del sistema dei partiti, cioè il sistema elettorale che comanda sul sistema dei partiti, non è viceversa, è il sistema elettorale che richiede il primo vince e l'altro perde. Non c'è proporzionale, per dirsi la torta istituzionale, necessariamente porta alla polarizzazione, quindi al bipartitismo. Però, come è successo nella storia da 150 anni a questa parte, all'interno del bipartitismo cambia la natura dei partiti, e a me pare che sia la natura del Partito Democratico e quello del Partito Repubblicano stanno cambiando fortemente, come sono cambiate ancora una volta sicuramente negli anni 30, sicuramente sono cambiati negli anni 70, tanto è vero che si parla del primo sistema dei partiti, il secondo sistema dei partiti, il terzo sistema dei partiti, il riallineamento, eccetera, eccetera. Insomma, perché non solo Trump è una spia di tutto questo, ma lo è anche Sanders, che sicuramente avrebbe vinto se non ci fossero stati super collegati, non c'è il minimo dubbio.
il sistema, così come l'ha previsto la Costituzione settecentesca, secondo lei è in grado di reggere a una nuova mutazione della situazione, oppure potrebbero esserci dei rischi maggiori sulla tenuta? La Costituzione non ha previsto il sistema dei partiti. No, dico il sistema sì. Costituzionale, l'architettura. Il sistema costituzionale, secondo me, non. Il sistema costituzionale è fortissimo. È fortissimo. Ed è fortissimo per una ragione semplice, perché la Costituzione è una Costituzione soltanto di ordinamenti, non è una Costituzione di dichiarazioni generiche, di buone volontà. Ci sono solo gli ordinamenti, come si formano gli ordinamenti e quello che gli ordinamenti devono fare, punto e basta. Per questo è una Costituzione liberale, è una Costituzione di procedure istituzionali. Il primo è il Congresso, il secondo è la Presidenza, il terzo sono Corte Suprema, il quarto sono gli Stati e il quinto sono i rapporti tra Stati, punto e basta. E poi c'è il Bill of Rights, cioè ci sono i diritti del cittadino dove le istituzioni non possono entrare. I diritti dei cittadini non possono essere toccati da nessuna istituzione, da nessuna istituzione. I diritti dei cittadini, i diritti religiosi, i diritti di libertà di qualsiasi tipo, la giustizia, eccetera, eccetera. Sono diritti nei quali le istituzioni non possono entrare, non possono fare niente, è una barriera insormontabile. E dall'altra parte sono le istituzioni, che sono le istituzioni procedurali, non sono altro che procedurali. Non c'è scritto nient'altro, soltanto c'è solo una premessa, che è una premessa affinché l'Unione sia un'Unione forte, punto basta. Non è una Costituzione che predica quello che è affidato alla politica, per questo che resiste da 220 anni, resiste con pochissimi emendamenti, con pochissimi emendamenti. Nei meccanismi, votiamo ancora oggi secondo il dettato che si vota per la Presidenza il martedì che segue il primo lunedì di novembre, perché la domenica non si poteva fare niente e il lunedì si mettevano in cammino per arrivare il martedì a votare, c'è scritto questo, perché qualcuno si domanda ma perché c'è scritto il martedì che segue il primo lunedì di novembre, perché c'è questa cosa. È fortissima ed è fortissima nelle due idee centrali che ci sono nella Costituzione, ed è quello di cui questo libro pecca molto. L'idea fondamentale è quello che è tutto un sistema di pesi e contrappesi e di controlli incrociati di tutti su tutti. Ma perché? Perché un sistema di controllo? Mica per una mania costituzionalista di qualche gioco, perché il problema di fondo che sta dietro la Costituzione dei padri costituenti era che era la diffidenza verso il potere, e che chi ha il potere tende inevitabilmente ad abusarne, e quindi non è la buona volontà che ci difende dal potere, ma sono soltanto le regole e i limiti e i contrappesi che ci difendono dall'abuso del potere. Cioè, questa è la cosa che è il cuore della Costituzione, perché altrimenti non si capisce questo gioco per cui se il Presidente fa una cosa, cambia come mettere il veto, se cambia una cosa, che deve mettere il veto, la può ritornare indietro, la Corte Suprema può pronunziarsi, tutto questo gioco qui, che è un gioco, e poi c'è il problema degli Stati e del Governo federale, e poi c'è ancora il limite di tutte le cose, dei diritti individuali e delle libertà individuali che non possono essere oltrepassate né dallo Stato federale né dagli Stati e via di seguito.
tutto questo sistema, che è proprio un sistema illuminista, però un sistema illuminista che ha continuato a funzionare, con la Corte Suprema che è a guardia dell'interpretazione della Costituzione, che quindi ne tuteva anche la sua dinamica nella storia, perché altrimenti perché una Costituzione fatta allora potrebbe funzionare anche oggi, dopo due secoli di ritardo? Perché la Corte Suprema è in grado di interpretare e di aggiornarne l'interpretazione. No? Ecco, non esiste altra Costituzione al mondo che sia resistita più di un certo numero di anni. La nostra Costituzione, la Francia, la Germania, gli altri paesi europei, sono tutte costituzioni che, per quanto mi sono cambiate, in Francia siamo alla quinta, in Italia... Interi articoli. Cambiano interi articoli. questo miracolo, dico, perché? Perché una Costituzione è fatta solo di istituzioni, di procedure, no? È molto semplice la risposta. Sembra banale, ma è così. Ma il processo elettorale invece, secondo lei, continua a funzionare bene? Ad esempio, c'è stato un grande dibattito sulle primarie. Si diceva che il modello delle primarie non regge più. No, perché appunto, per esempio, Daniel Sanders, lo diceva lei poc'anzi, avrebbe vinto se non ci fossero stati i super delegati che erano quasi in totalità a favore di Clinton. Vabbè, quello è un dettaglio. Però il sistema di selezione che poi porta a far emergere figure in qualche modo così polarizzanti, non è superato? Dunque, stiamo parlando del meccanismo elettorale nel suo complesso o delle primarie? Il meccanismo elettorale nel suo complesso. Le primarie sono una ruota di un meccanismo. Parliamo della ruota del meccanismo. Che ha quattro ruote. No? Una di queste ruote sono le primarie. Ma parliamo delle primarie allora. Allora, le primarie intanto... Le prime primarie sono state introdotte nel 1913 e fino agli anni 60 c'erano soltanto un terzo degli stati che aveva le primarie, gli altri avevano il caucus o le convenzioni di stato. Che cosa hanno significato l'estensione delle primarie? Che non sono tutti gli stati, ma penso la gran parte degli stati sicuramente per i democratici, un po' meno per i repubblicani, insomma. Che cosa hanno significato? Hanno significato il trasferimento del potere elettorale dai partiti agli elettori. Cioè, il processo del primario è stato un processo di departitizzazione. Già i partiti erano deboli prima, però finché nominavano i candidati, finché facevano i caucus, le convenzioni per nominare i delegati della convenzione nazionale, avevano un peso, no? Adesso il peso che hanno i partiti è ridotto quasi a zero, tanto è vero che Trump ne è il segno e anche lo stesso Sanders ne è il segno. Sono cose che sono venute dai registrati, cioè dagli elettori. Sono venuti dai partiti. I super delegati democratici hanno compensato un po' quello che era avvenuto nelle primarie. Però il processo di allargamento delle primarie è stato un processo intanto di trasferimento del processo elettorale dagli apparati dei partiti agli elettori direttamente. Non solo. Ma c'è un ulteriore passaggio, naturalmente è un problema di tecniche della democrazia elettorale, su cui potremo parlare fino a domani mattina, se volete. La primaria aperta è ancora una tecnica di una maggiore democratizzazione. Che significa primaria aperta? Chi lo sa? C'è qualcuno che sa di che stiamo parlando? Diciamo. Allora, diciamo.
Allora, chi è che vota le primarie? Lo sapete? Sì. Chi è che vota le primarie? Gli iscritti. No, gli iscritti non si chiamano iscritti. No, no, non esiste. No, non esistono le iscritte ai partiti. Gli elettori. No. Allora, per votare occorre registrarsi. Occorre registrarsi. La registrazione è il passaggio, è il passaggio per accedere alle urne. Come ci si registra? Quando uno si va a registrare, si registra. Mi registro democratico, mi registro repubblicano o mi registro indipendente. Questo non significa che sono vincolato. Però questo mi dà diritto a partecipare alle primarie del partito al quale io sono registrato. Quindi è il registrato democratico che vota le primarie democratiche, è il registrato repubblicano che vota le primarie repubblicane. Paradossalmente ci può essere qualche caso di uno che si viene a sapere se uno si registra per questo. Si verrà a sapere. No, non lo so. Ma no, ci sono dei metodi che sono esclusivi, no? Ci sono dei metodi esclusivi. Ma certo, le primarie aperte, che esistono solo in alcuni stati, sono le primarie nelle quali tutti i registrati possono votare per l'uno o per l'altro partito. Cioè, i registrati democratici, gli stati repubblicani, gli stati indipendenti possono andare a votare alle primarie democratiche. Ma una volta che hanno votato alle primarie democratiche non possono andare a votare alle primarie repubblicane, e viceversa. Questa è la primaria aperta rispetto alla primaria tradizionale, che invece chi è registrato con un partito è limitata a quelli che sono accettati. Allora, questa è una tecnologia democratica in cui allarga ulteriormente il fatto. Certo, poi uno può dire che bisogna tenerli più protetti i partiti, cioè più protetti la nomina dei candidati dei partiti, che è il primo gradino dei due gradini per essere poi eletto, perché se non si è candidato non si può essere eletto, cioè se non si è on the ballot sulla scheda, si arriva sulla scheda solo se anche la mea, non si può accedere all'elezione. Certo, c'è anche il writing, cioè, che uno aggiunge il nome, però generalmente non conta. Questo è stato tutto un processo, diciamo, sostenuto da quelli più democratici, usiamo questa parola generica, per togliere agli apparati dei partiti il potere di determinare gli eletti e quindi di determinare la politica nazionale. Scusi, ma i candidati chi li sceglie? Questa cosa di candidati non avevo. Abbiamo detto fino adesso. Cioè, primarie gli iscritti scelgono candidati, cioè chiunque può dire può essere candidato. Abbiamo detto fino adesso, abbiamo detto i candidati si scelgono con le primarie, cui partecipano i registrati di quel partito. Deve essere registrato in quel partito? No, ma i candidati, cioè lei vuole candidarsi alla Casa Bianca, sì. Qual è la procedura? È quello, no, la signora penso voleva dire come si arriva comunque alla rosa dei candidati. Alla rosa dei candidati, per essere candidato alle primarie, alle primarie occorre un minimo di firme che sono stabilite stato per stato e carica per carica. Cioè, per andare, io mi presento alle primarie. Alle primarie votano e se io vinco le primarie ho l'etichetta di quel partito. Però per esempio se voglio presentarmi come presidente, che requisiti devo avere per un numero tot di firme, non so, chiedo. Innanzitutto essere nato negli Stati Uniti. Ah, beh, certo, essere nato lì, certo, sì. Essere nato lì, certo.
Nel senso silente c'è l'altra fila delle primarie, è stato testato, la convenzione nazionale. No, però forse no, perché proprio però per arrivare, voglio dire, insomma ci vuole un numero di firme per essere certo, insomma, tra le persone che partecipano alle primarie. No, poi per andare avanti ci vogliono anche molte risorse economiche, quelle economiche per andare avanti. Siamo stati, quella è la campagna elettorale, come si fa? Ma la procedura, io voglio. Cominciano le primarie, uno si presenta alle primarie, se le primarie. Però forse la signora chiedeva che condizioni ci vogliono per presentarsi alle primarie, per presentarsi alle primarie stato per stato e carica per, parliamo al presidente del, parliamo da presidente per presidente io sono le primarie dell'Ohio, alle primarie dell'Ohio occorre un minimo di requisiti per presentarsi alle primarie, poi le primarie votano per Tizio Gaio Sempronio e mandano i delegati alla Commissione nazionale e tutti insieme eccetera. È una distribuzione progressiva, no? Molto lenta anche, perché dura un anno. Dura un anno. Con le presentazioni delle candidature poi. Non so, ci sono altre domande, visto curiosità, sia storiche che attuali. Io avrei una domanda. Cioè le implicazioni politiche della scelta di un candidato, anziché un altro, in America. Cioè che implicazioni hanno o avrebbero in Italia o in Europa la vittoria di Trump o la vittoria a questo punto? Non ho capito. No. Cioè se viene scelto un candidato, per esempio viene scelto la Clinton o Trump, che implicazioni... La scelta che sia, viene eletto? Viene eletto, sì. Certo. Quali implicazioni ci sarebbero poi in Italia o in Europa la vittoria del candidato? Si pensa alla questione russa ad esempio, l'immigrazione. Apriamo un discorso che è molto complicato, cioè, hanno detto delle cose rispetto alla politica estera, rispetto all'atteggiamento degli alleati, rispetto alle politiche internazionale, sono pronunciati, non i due candidati. Come? I due candidati sono pronunciati, ovviamente. Però come analisi volevamo sapere, a parte le pronunce dei candidati che vanno un po' per slogan. I democratici dovrebbero essere con una vittoria di Hillary Clinton in teoria più interventisti. Esatto. Rispetto a un Trump che durante la campagna elettorale ha riproposto, insomma, una sorta di ritirata, no? Degli Stati Uniti. Poi ovviamente bisogna vedere quello tra la teoria e la pratica. Tra l'altro un elemento particolare, secondo me, ho evidenziato anche la differenza di vedute politica internazionale che c'è tra, ad esempio, il candidato repubblicano alla presidenza Trump e il suo vicepresidente, il governatore dell'Indiana, che nel dibattito ha detto cose, si è molto smarcato rispetto a Trump. È molto più, diciamo, in linea con gli ultimi anni repubblicani, quelli dell'interventismo. Però ovviamente poi all'atto pratico, certamente Clinton, l'abbiamo vista all'opera anche come segretario di Stato, ha detto ad esempio l'operazione in Libia, lei era stata una grande sostenitrice, avrebbe voluto anche un'azione forte in Siria, esatto, contro Assad, cose che invece sappiamo bene Trump ha sempre negato. Però poi bisogna vederli, credo, all'atto pratico. Oddio, l'alleanza della Russia potrebbe essere una novità nella storia del mondo. Certamente, certamente Trump siamo pare molto vicino. Sì. Il mio dubbio è, anche da osservatore, se poi Clinton andrà realmente a rompere sui tavoli con la Russia. E vediamo ad esempio che Obama ultimamente sta facendo anche un po', sta alzando il livello della reazione, della risposta alla Russia, ma Kerry continua comunque a negoziare bene o male con Lavrov, quindi poi le vie della diplomazia sono infinite. Io faccio anche il dubbio. Ho risposto, non so se... Se vediamo un'altra domanda rapida, perché poi io... Sì, volevo fare un'ultima
domanda sul linguaggio, che mi sembra un po' l'elemento di continuità e anche unificatore di entrambe le parti, cioè il linguaggio che viene utilizzato nella politica americana, cioè la messa in scena del dialogo tra i due candidati, e dialogo non dialogo ovviamente, e tutto l'apparato che ci sta attorno, appunto renderlo sempre comunque spettacolo. E mi piaceva una riflessione da parte vostra in questo senso. Sì, è comunque peculiare della politica americana. Noi abbiamo visto anche molte serie TV che insomma, si dice sempre che il dibattito tra Nixon e Kennedy segnò in qualche modo la svolta. Disse Nixon era sudato, impacciato contro il fresco Kennedy, in qualche modo determinò poi. Bisogna vedere, sono leggende, o non abbiamo la controprova. Certamente direi che è una costante, tant'è che nelle analisi di questi ultimi dibattiti, anche a livello giornalistico e mediatico, si è detto, si è scaduto a un livello tale che non si era mai visto nelle precedenti elezioni, anche quando c'erano candidati comunque non grandi trascinatori, perché Mitt Romney, ad esempio, non è che si possa definire un gran trascinatore di folle, lo stesso George Bush, non è che fosse, non era Reagan, ad esempio. Però è stato comunque sempre uno schema che bene o male ha resistito, vediamo anche negli incontri pubblici che hanno la Clinton, ad esempio, che forse anche tenta di superare quell'impostazione che ha un po' rigida e ce la fa, proprio perché è connaturata alla realtà americana. Cosa ben diversa, che noi abbiamo tentato di imitare, esatto, vorrei dire che anche in Italia, ad esempio, abbiamo imitato anche i cartelli elettorali, una cosa, non ci sono più gli striscioni, quando andiamo alla convention di partito non ci sono i cartelli, quindi bene o male noi importiamo anche questo. Modello americano. Un modello americano, ecco. Esatto, torniamo al discorso. Torniamo al discorso originario, poi fatto magari così, giusto a un livello superficiale. Seven, two, three.